Ascania, un'altra delle bellezze della Maremma Viterbese. Una torre mozza e solitaria. La visione della città. La chiesa di San Pietro in una solitudine selvaggia. Il grande rosone della facciata ricco di eleganti marmi bianchi. Nel frontone uno dei motivi preferiti dell'età, bestie simboliche e paurose. L'interno, la cui parte più antica risale al secolo IX d.C., è il primo esempio in tutta la Tuscia di un'architettura rustica e potente. L'altare sul quale viene celebrata la messa solo una volta all'anno. Gli affreschi e i mosaici dell'abside. Sotto la chiesa, la cripta, elegantissima nella sua estrema rusticità, dalle volute ondeggianti in una fuga di archi e di capitelli, e le figure sacre nel fondo. Eccone tre fra le principali, così espressive con la loro fronte mitrata. L'altro tesoro di Tuscania, Santa Maria Maggiore, del secolo XII, con la famosa facciata a tre portali. I capitelli fastosi e complicati, una figura di cavaliere nel portale di mezzo. Il rosone e nella profonda strombatura questa forte immagine di Madonna col bambino. La chiesa della Rosa, nel centro di Tuscania, con la tipica piazzetta. Circa 2 chilometri dopo Tarquinia, un bivio a destra ci mette su una strada secondaria che in 24 chilometri ci porta a Tuscania, meta del nostro itinerario. Tuscania, potente città etrusca, possiede i resti di un castello e due tra le più belle chiese romaniche d'Italia. Il ritorno può essere fatto raggiungendo Vetralla e la Cassia, che nella bella stagione è meno frequentata, dopo aver consumato uno spuntino sull'erba, davanti a una meraviglia architettonica, ma con il permesso del più piccolo membro della comitiva.